Benvenuti alla nuova puntata di Crime and Comedy, con voi sempre Clara Campi e Marco Champier, e alla fine ci sarà sempre il riepilogo comico del nostro dottor Harry Veronica. Ora, oggi parliamo di Rose e Fred West, una coppia assassina, per la prima volta nel nostro podcast, una coppia assassina e una storia veramente allucinante solo per stomaci forti. Però, se siete sopravvissuti alla visione di Lockdown all'italiana, questa storia per voi non sarà assolutamente niente. Allora, come dicevo nell'introduzione, questa storia si svolge in Inghilterra, negli anni 40. Esatto, quindi okay. Finalmente siamo usciti dagli Stati Uniti, perché finora abbiamo parlato solo di killer americani, ma non sarà sempre così. Esatto, non sarà sempre così. E sì, no, questa volta siamo nell'entroterra inglese, praticamente diciamo a nord-ovest di Londra, perché la nostra storia cominciamo subito parlando di Fred West, che è il protagonista, sì, che è conosciuto come il mostro di Gloucester. E di Rose West, la sua moglie, che è conosciuta come anche lei come il mostro di Gloucester, ma più che altro come la killer delle babysitter. Giusto. Comunque tutte e due sono due mostri. Cioè è la classica storia dove dici Dio li fa male e poi purtroppo li accoppia pure. Sì, infatti trovo affascinante che due persone che abbiano avuto un'infanzia ugualmente scioccante si siano trovate, perché se vedi, vabbè adesso ne parleremo, però sì, sì, hanno molti punti in comune nell'infanzia che li hanno resi quelli che sono, tra l'altro. Esatto, esatto, e tra l'altro non solo nell'infanzia, hanno un sacco, cioè ci sono un sacco di coincidenze in questa storia, tra il fatto che entrambe le madri dei due protagonisti di Fred e Rose si chiamano Daisy, che sarebbe Margherita. Quindi, se c'è qualcuno che ha la mamma Margherita... No, sto scherzando. C'è anche un'altra coincidenza, sono entrambi nati il 29 del mese. Fred a settembre e Rose a novembre. E tra l'altro novembre, lo stai per dire tu? No, vai, dillo. È il mese in cui sono nati più serial killer. Sappiate. Esatto. Sì, questa qui è statistica. E ti dirò di più. Essendo nato Fred il 29 settembre e Rose il 29 novembre, sono lui della bilancia, lei del sagittario, che secondo Paolo Fox sono due segni estremamente compatibili tra di loro. Fantastico. È una chicca che ho buttato lì così, che sì, ovviamente... non mi aspettavo la parentesi astrologica, però va bene, è scienza, anche questa qui è scienza. È vero. Scherzo. No, però magari poi una puntata possiamo farla andando a vedere cioè queste cose qua, tipo i segni zodiacali o le coincidenze fra i serial killer, eccetera. Però vabbè, torniamo alla nostra storia. Vai. Praticamente Fred West nasce il 29 settembre appunto del 1941 e muore il 1 gennaio del 95, però ci arriveremo. Praticamente nasce da il padre, che si chiama Walter Stephen West, e lui si chiama... cioè il vero nome di Fred è Frederick Walter Stephen West, sì. Quindi così, e la madre, come abbiamo detto prima, Daisy Anna Hill. Praticamente lui nasce nella campagna, nell'Herefordshire, in questa contea che si chiama Matchmarkle, sì, è in una fattoria di questa contea qui. Il padre è un allevatore di animali, cioè nel senso non è un allevatore, lui cura gli animali. E Fred è tipo uno degli otto figli dei West, di cui ne sono sopravvissuti solo sei. E quindi Fred si trova ad avere quattro fratelli maschi e tre sorelle femmine, che ovviamente il padre, essendo campagnolo, essendo negli anni 40... dopo un po' si stufa della moglie, perché ormai gli ha già dato abbastanza figli, e comincia a interessarsi alle figlie, dicendo tra l'altro una cosa che poi Fred ripeterà ai suoi figli, che è io ti ho creato, io posso fare quello che voglio con te, basta che non lo racconti in giro. Ok. E questa qui è una frase ricorrente. Ora, il fratello minore di Fred dice che non è vero. In realtà
Sì, dice che questa cosa qua, che il padre violentasse le sorelle, eccetera, non è vero, è una fantasia di Fred. Okay. In realtà poi adesso vediamo, nel senso, perché ci sono altre cose che non tornano. Il fatto che ad esempio... Sì, no, ci sono un sacco di cose su questo Walter. Probabilmente stavi arrivando al fatto che lui aveva un'altra moglie prima della mamma di Fred. Sì, esatto. Che è morta perché punta da un'ape, ma a quanto pare tutti ritengono che sia stata uccisa da questo Walter, che potrebbe essere stato un serial killer anche lui. Però erano altri tempi e non lo sappiamo. Esatto, sì, non c'è, sì, sono diciamo leggende, supposizioni. Sì. E mentre la mamma di Fred, ovviamente trascurata dal marito, cosa fa? Si affeziona a Fred, si affeziona tantissimo, tanto che a 12 anni comincia un rapporto sessuale con lui. Sì, e... che tra l'altro, tra molte virgolette, possiamo anche chiamare rapporto consenziente, nel senso che a Fred sembrava una grandissima idea perdere la virginità con sua mamma. Sì, sì, esatto, esatto. E sono, i due sono legati in modo molto morboso. Tanto che quando Fred va male a scuola, perché ovviamente il padre lo costringe a lavorare con lui, con gli animali, eccetera, poi la madre fa delle scenate della Madonna con i professori, perché appunto lo puniscono, e puniscono Fred, eccetera, 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 no? E cosa succede? Che lui a 15 anni lascia definitivamente la scuola perché è impegnato nella fattoria di famiglia. Tra l'altro loro vivono in una specie di capanno senza elettricità, con come riscaldamento, cioè probabilmente senza neanche l'acqua corrente, come riscaldamento una stufa, un camino, una roba così. E comunque, un maiale in casa. È un maiale in casa. Che era tipo il loro cagnolino, no? Era il loro pet pig. Sì, e Fred voleva molto bene a questo maiale. E infatti faceva sesso anche col maiale, non solo con sua mamma. Tutti in famiglia lo sapevano, andava bene. E poi esatto. Però un giorno hanno deciso che era giunta l'ora di sgozzare il maiale, e quindi l'hanno macellato in cucina davanti ai figli, esatto. E poi l'hanno mangiato, credo per tanti giorni, perché poi del maiale non si butta via niente, quindi esatto. Esatto, e infatti stavo proprio dicendo che lui a 15 anni lascia la scuola per occuparsi degli animali della fattoria e anche così praticare il suo hobby, che è la zoofilia, no? Esatto. Però a 17 anni succede una cosa grave, nel senso che Fred ha un grosso incidente in moto. Purtroppo non muore, ma finisce in coma per una settimana. E l'incidente è così grave che devono ricostruirgli parte della testa, ricoprirla con una calotta di metallo. Mm-mm. Così, tanto per gradire. Quindi, come al solito, lesioni al cervello, che quindi, vediamo... Esatto, quindi come al solito lesioni al cervello, come abbiamo visto nelle precedenti puntate su Gacy e Lucas. Ora, cosa succede? Che nel 1960, il buon Fred finisce un'altra volta in coma perché picchia di nuovo la testa volando da una scala antincendio. Testimoni vogliono che sia precipitato perché una ragazza l'abbia spinto mentre lui la molestava. Mm-hmm. Eh sì, molto probabile, perché poi il padre gli aveva appunto insegnato che se non ti approfitti di una ragazza quando c'è l'occasione sei un deficiente. Quindi questa, esatto, era un po' la sua bussola morale era quella, insomma. E infatti nel 61, nel 1961, la sorella minore Kitty va dalla mamma dicendo di essere incinta di Fred, del fratello Fred, e dice anche: mamma mi violenta dal 60, cioè nel senso dal dicembre dell'anno precedente, quindi un 6 mesi così di violenze sulla sorella minore. E cosa succede? Che non viene incarcerato, non viene arrestato, perché poi la sorella non lo accusa poi in tribunale, non testimonia contro sì, di si lui. Si rifiuta di testimoniare. E in più c'è questa perizia medica che praticamente dice che le sue condizioni dopo l'incidente non sono più compatibili con la vita del carcere. Perché lui soffre di lievi attacchi di epilessia e poi vabbè ha eccessi di rabbia, dovuti sempre, dicono, dopo che si è svegliato dal coma era sempre incazzato e se la prendeva con tutti, e quindi purtroppo non lo incarcerano. E cosa succede? Però, visto le molestie alla sorella, visto il suo comportamento,
Ovviamente la famiglia lo allontana e lo manda a vivere in città, perché loro, ricordiamo, sono in campagna. Sì, sì, no, ma poi mi fa ridere che lui diventa la pecora nera di una famiglia dove era abitualmente praticato incesto, zoofilia. Esatto. Però va bene. Esatto, sì, sì, cioè, infatti è una storia allucinante. Comunque in città lui conosce e poi sposa, dopo un paio, nel 62, questa Catherine Costello, chiamata Rina. Ricordatevi, sì, questo nome, perché poi ritornerà più volte nella nostra storia. Esatto. E questa Rina è praticamente una ragazza neanche ventenne, ha tipo 18 anni, che è già incinta. Sì. Ed è incinta di un camionista pakistano, di un guidatore di autobus, non si sa bene. Però lei non è sicura di quale sia il padre dei suoi figli. Potrebbe essere questo pakistano, come potrebbero essere altri. Perché questo è un dettaglio importante, cioè lei non sa esattamente chi è il padre. E quindi, sì, prosegui pure. No, e quindi appunto rimane, cioè, si sposa con questa Rina che è incinta, perché appunto cioè lui quando è andato in città non è che proprio fosse entrato nella creme della vita cittadina, cioè lui frequentava ladri, infatti era spesso accusato di furti, ladri e prostitute, tra cui appunto questa Rina con cui poi decide di sposarsi e si trasferiscono in Scozia a Cotbridge, da dove viene questa Rina. Sì. Lei nel 63 mette al mondo questa bambina di cui è incinta e la chiamano Charmaine West. Sì, Charmaine. Che tra l'altro, siccome appunto non è di origini... Beh, è di origine mista, sì, è di origine mista, non mi veniva il... E purtroppo prende tutto dal padre, perché appunto noi abbiamo Fred che è inglese e, sì, e poi Rina che è scozzese, poi chiaramente origini italiane, perché insomma, sì, Catherine Costello, detta Rina, vuol dire che la chiamavano Caterina, cioè sì, esatto, è così. Comunque lei, ho visto le foto, è molto bianca e nasce questa bambina che sembra in tutto e per tutto pakistana. Esatto. E quindi chiaramente non può essere la figlia di Fred, come loro stavano dicendo in giro, cioè stavano dicendo che Fred era il padre del bambino. Esatto, e quindi cosa coprono questa nascita di questa bambina, diciamo di origini miste, dicendo che la bambina vera è morta e loro ne hanno adottata un'altra. Esatto. È morta durante il parto e quindi, visto che la volevano, ne hanno adottata un'altra. E nessuno ha nulla da ridire, no? Perché questo è tutto perfettamente logico. Esatto, esatto. Però nel 64 nasce la prima vera figlia di Fred e Rina West, tale Anne-Marie, che sì, lui come aveva riconosciuto Charmaine, ovviamente riconosce anche sta bambina qua. Lui intanto cosa ha fatto? In Scozia, lì a Cotbridge, ha trovato lavoro, cioè secondo me è un lavoro fantastico, per una persona che comunque è attratto dalle bambine, ha trovato lavoro come guidatore del camion dei gelati. Ora, per uno con le sue tendenze, avere proprio le bambine che gli corrono incontro e pretendono il cono, cioè, è veramente un capolavoro. Sì, però, ma infatti sembra proprio una cosa da film horror, no? Cioè, il mostro, sì, che guida il camioncino dei gelati. Esatto, sì, ma tra l'altro, cioè, nel senso, e infatti ci sono varie dicerie che pare che lui molesti queste ragazzine, perché lui era interessato a quelle sui 13-15 anni. Così, se non che nel 65, disgraziatamente, investe un bambino di 4 anni. Sì, si crede sia un incidente. Infatti, perché la polizia, cioè quando ovviamente lui investe sto bambino, lui dice alla polizia, non l'ho mica fatto apposta. E la polizia, invece che sbatterlo in galera e buttarvi la chiave per sempre, cosa che avrebbe fatto del bene a tutti quanti, gli dicono, va bene signor West, però la prossima volta sia un po' più attento. E lo lasciano andare. Sì. E cosa succede? Che ovviamente tra le accuse di molestie, il fatto di aver investito un bambino, eccetera, lui prende Rina e se ne va, torna in Inghilterra per ricostruirsi una vita. Ma insieme a loro, cioè è un caravan, sì, perché c'è anche Isa McNeil, che è la babysitter di questa di Charmaine e dell'altra bambina Anne-Marie. E poi c'è un'amica di questa Rina che si chiama Anne McFall, sì, che ha 15 anni, anche lei, e pare che sia segretamente l'amante di Fred. Sì, sì, che infatti poi la mette anche incinta, quindi esatto. Segretamente mica tanto.
Tra l'altro, esatto. Poi, se non sbaglio, questa Anna aveva anche lei una vita terribile alle spalle, genitori abusivi e tutto. E credo che parlando con Fred, una certa Fred gli ha detto: beh, ma non puoi vivere in una situazione così degradata, vieni a vivere con noi. Esatto, vieni a vivere con noi. Che tra l'altro la vita di Fred, cioè a un certo punto, no, quando si tornano in Inghilterra, che vanno a vivere in un camping, Fred, che è il suo, cioè, trova lavoro innanzitutto in un mattatoio. Quindi già visto che gli servirà questa esperienza, in realtà gli servirà, sì, molto. Sì, sì, ma anche perché, cioè, già nel senso, lui praticava la zoofilia, va a vivere in un mattatoio dove ammazza le bestie. Ora, sangue, sesso, nella sua mente già devastata da incidenti e comunque da un'infanzia non particolarmente felice, si mischiano in un macello. Che letteralmente ciotola, sì, sì, che neanche una ciotola di cornflakes, cioè è più semplice da dipanare, no, non lo so, è un macello la ciotola, sì, di cornflakes. E cosa succede? Che ovviamente non c'hanno i soldi per sopravvivere, e quindi Fred costringe Rina a ricominciare a prostituirsi, oltre a costringerla ad avere rapporti sessuali con lui molto violenti, perché lui praticamente, cioè, a lui piace anche il sadomaso. Sì. E se lei si rifiuta, invece, cioè, nel senso, prende solo le botte, neanche il, cioè, nel senso, non c'è neanche il sesso. Quindi, cioè, da una parte o dall'altra finiva comunque male, no? Mm-hmm. E cosa succede? Che a un certo punto è stufa, e nel 1966 Rina Costello scappa con un... Cioè, tra l'altro, aperta parentesi, Rina Costello pare che frequentasse ancora un suo ex, mm-hmm, tale John McLachlan, no? Per cui Fred aveva avuto un accesso di gelosia l'anno precedente e l'aveva corcata di mazzate. Sì. Però poi l'anno successivo la costringe a prostituirsi. Quindi non è che fosse proprio geloso. Cioè, era un modo per... Cioè... È diverso, secondo me, perché nel momento in cui tu fai prostituire il tuo partner, tra l'altro costringendolo tu, hai comunque il controllo della sua sessualità. Se invece ha una storia, esatto, con qualcun altro, c'è anche una componente sentimentale e quindi ti sta tradendo. Esatto, che appunto il problema è quello, che lui non è che era geloso proprio degli uomini con cui questa Rina andava a letto, lui era geloso del fatto che andasse a letto senza il suo consenso, esatto, e senza che ci fosse lui, quindi era solo una mania del controllo. Sì, okay? Assolutamente. E quindi cosa succede? Che nel 66 questa Rina prende il coraggio e scappa con questo John McLachlan, lasciando tra l'altro le figlie a Fred. Cioè, poi non si capisce bene se le lascia o lui che le trattiene. Comunque le figlie rimangono a Fred. Se fossero andate via con lei, tante cose non sarebbero successe. Assolutamente. Perché poi nel 67, a luglio del 67, questa Rina torna, perché comunque le mancano le figlie, e scopre che la sua amica Anna è incinta di Fred e sta con Fred. Sì. Però Fred non vuole che lei pensi questa cosa, quindi dice: nascondiamo Anne. Sì, nascondiamo Anne. Anne la nascondono benissimo, nel senso che Fred la fa fuori e la va a seppellire, cioè la fa fuori, la fa a pezzi e la va a seppellire in un campo a Merch Merkle, in un campo sperduto a Merch Merkle. E tra l'altro, però questa cosa qua si saprà solo nel 94 dopo l'arresto, sì, perché lui poi confesserà le cose e troveranno effettivamente il corpo. E già troveranno il corpo con quella che è poi la firma del serial killer Fred West, ossia mancano le dita delle mani e dei piedi al corpo della ragazza. Non si sa se fossero trofei che si teneva in tasca o in casa o li seppellisse da altre parti, non si sa, perché poi alla fine... Ma io lo so dove li hanno trovati quelle cose. Dov'è che li hanno trovati? Dentro i muri! Le aveva messe dentro al muro, cioè proprio erano parte del muro, in stile, ma poi... sai, una volta la mafia che metteva i cadaveri nei piloni, più o meno così, un po' più fatto in casa. Ah, ok, questa cosa qui mi era sfuggita, cioè non l'avevo trovata da nessuna parte, infatti avevo cercato dove le mettesse, però non l'ho trovato. È perché non le hanno trovate, le hanno trovate dopo, erano dentro i muri, okay. E poi sì, appunto, lui piacevano alcune ossa, di solito le ossa più piccole teneva, sì, e aveva, sì, l'ossessione per le rotule. Eh sì, infatti, perché poi trovano alcuni corpi, li trovano senza rotule. Mm-mm. Che uno dice, no, questa cosa qui dei muri, probabilmente quando hanno tirato giù la casa poi le hanno, sì, trovate. Sì, sì, le hanno trovate in seguito.
E niente, cosa succede? Che appunto questa Rina torna, litiga ovviamente con Fred, devono... Ah no, l'abbiamo già detto che fanno fuori questa... Sì, 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 fanno fuori Anne, viene trovato il corpo smembrato e tra l'altro Anne era anche incinta. Tra l'altro, esatto, Anne e era lui anche incinta. Aveva pensato di fare una C-section, com'è che si chiama, un cesareo. Sì. Al cadavere e quindi hanno trovato anche il feto separato dal resto del cadavere. E non è la prima, cioè nel senso non è la prima né l'unica volta che succederà una cosa del genere, anzi. Però tra l'altro nel gennaio del 68, mentre appunto dopo la sparizione di questa sparisce anche una ragazzina di 15 anni nella zona, che però non tale, scusate, Mary Bastholm, e non si sa che fine ha fatto. Lui dopo l'arresto ha confessato di aver ucciso anche lei, però il corpo non è mai stato trovato ed è uno dei tanti omicidi che lui dice di aver commesso che poi non si ritrova il corpo. Però questo qua si saprà solo nel 94 dopo l'arresto. Nel 68 appunto, dopo che sparisce questa ragazzina, Rina scappa ancora e a lui rimangono queste due bambine. E nel 69 finalmente c'è questo colpo di fulmine, questo incontro fantastico con la nostra Rosemary Rose Letts, poi conosciuta come Rose West. Certo. E cominciamo a descrivere la vita di questa Rose, che tra l'altro si chiamava Rosemary Pauline Letts. Sì. Ok. Lei nasce il 29 novembre del 1953 da un padre padrone, tale Bill Letts, e dalla madre Daisy. Esatto. Ora, il padre, anche lui, era tipo schizofrenico. Sì. Manesco, violento, probabilmente abusatore. La madre Daisy resiste quel che può resistere e poi cade in depressione. Esatto. E quindi le curano la depressione in un modo molto sano. Cioè, esatto. Con l'elettroshock... Esatto, con l'elettro mentre incinta di Rosemary. Ora, siamo sempre negli anni 50. È quel periodo sempre illuminato dalla medicina, ma più che altro dalla psicologia, che è pari ai riti voodoo, cioè nel senso, perché non puoi curare una donna incinta, cioè non è che dandola 2,20 a una donna incinta le curi la depressione. No. E poi mi fa anche molto riflettere che, cioè, al giorno d'oggi, se tu vedi una donna incinta che sta bevendo un bicchiere di champagne, ti senti in diritto di buttarglielo via dalle mani perché, oh mio Dio. E invece negli anni 50 facevano tranquillamente gli elettroshock. Sì, esatto. Proprio infatti, siamo passati da un eccesso all'altro su sta cosa. Ma sì, ma io, cioè, nel senso, mi stupisco come abbiamo continuato a credere nella medicina, cioè nel senso, vedendo le cose che facevano ai tempi. E cosa succede? Che questa Rose non è che nasce proprio normale, cioè voglio dire, si è presa la 220 mentre si stava formando e fin da piccola mostra dei segni di, diciamo, un lieve ritardo, nel senso che proprio appena nata continua a muoversi avanti e indietro, tanto che sposta sia la carrozzina che il lettino. Sì. No, proprio per... per i movimenti da che ha. Poi vabbè, crescendo questa cosa un po' si stabilizza e continua a muovere solo la testa. Poi, spesso comunque... la picchia la testa, spesso intenzionalmente va a battere la testa contro lo stipite della culla o cose di questo tipo. Esatto, sì, è proprio così. E infatti poi tra l'altro non è neanche bellissima, non è proprio in forma smagliante fisicamente, la famiglia dice è ritardata. Poi magari non lo era veramente, però a furia di ripeterglielo, mi sa che un po' si è convinta anche lei di non essere... Esatto, secondo me, in base al comportamento successivo, è sicuramente una persona con tanti problemi, ma non la definirei ritardata. No. Tanto sottolineiamo che ai tempi la parola ritardato era proprio una diagnosi clinica, quindi non stiamo facendo gli stronzi, stiamo usando i termini scientifici del periodo. Sì, esatto, mettiamo i puntini sulle i. Cioè, no, era proprio la terminologia che veniva usata in quel periodo. Sì, però questa Rosa non è mai stata diagnosticata effettivamente come lenta o ritardata. Il fatto è che il padre pare abusasse di lei ed era anche l'unica che riuscisse a calmare il padre durante gli accessi di ira.
durante le sue sfuriate, perché adottava un comportamento praticamente passivo e quindi lasciava sfogare il padre, ed era anche l'unica che riusciva a calmarlo. Sì. Poi pare che comunque da molto giovane abbia anche cominciato a fare sesso col padre per riuscire a calmarlo. E infatti, sì, cosa succede? Che nel 68 la mamma Daisy scappa con tutti i fratelli della nostra Rose e l'abbandona lì col padre. Sì, ma credo che lei fosse anche d'accordo su questa cosa, perché avevano uno strano... cioè avevano un rapporto lei e il padre che era, sì, molto strano, perché detto così può sembrare appunto il padre padrone abusivo che la schiaccia e lei è una vittima, e era 100% una vittima, però, sì, in questo rapporto malato c'era una sorta di consensualità, con tutto che è chiaro che non ci può essere una consensualità nei ragazzi così piccoli, questo è chiaro, no, però c'era uno strano rapporto, insomma avevano una relazione, sì, vera, sì, propria. Ma sì, no, 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 ma infatti, cioè, nel senso, la consensualità era dovuta al fatto che sembrasse tutto normale. Sì. Cioè, nel senso, ma infatti anche questa cosa qua di saper avere a che fare con gente molto violenta e, tra virgolette, imprevedibile, no? Come era il padre, cioè, Fred era la stessa cosa. Esatto. E per questo è che quando nel 69 si incontrano, i loro cuori fanno match. Ma non subito però, non subito, perché all'inizio Fred la corteggia. Cioè, lui alla fermata dell'autobus però, sì, sì, specifichiamo anche la location. Sì, sì, no, no, è che, cioè, nel senso, vabbè, ripensando alla storia. Sì, lui all'inizio la corteggia e praticamente l'assume come bambinaia delle sue figlie, che sono in quel momento lì Anne-Marie e Charmaine, perché ovviamente Rina se n'è andata abbandonandolo con le due bambine, lui ha bisogno di una mano. Sì. L'assume come bambinaia, se non che Fred finisce in prigione per un mesetto, beh, lui finiva spesso in prigione più volte. Sì. Però prima di assumerla come bambinaia, io, sì, volevo proprio descrivere la modalità del corteggiamento. Cioè, okay, lui la vede alla fermata dell'autobus. Sì. Lei pensa che lui sia un barbone. Perché allora Fred, in realtà, se guardiamo dalle foto, non era affatto un brutto uomo. Certo, no, se guardi le foto da ragazzo prima dell'incidente era proprio carino. Poi dopo si vede che c'è qualcosa di strano, ma non era affatto brutto. Però aveva una pessima igiene personale. E praticamente Rose, che aveva 15 anni, credeva che fosse appunto un barbone. E quindi quando lui fa i primi tentativi di approccio, lei dichiarerà dopo che era disgustata da quest'uomo. Però nota che lui tutti i giorni va alla fermata dell'autobus per vederla e alla fine riesce a conquistarla, al punto che le propone di lavorare come babysitter e lei, pur di accettare, abbandona il suo lavoro al panificio, mi sembra. Lavorava in un panificio. Sì. Sì, sì, faceva la panettiera, esatto, abbandona il suo lavoro da panettiera e il 29 settembre del 69 praticamente cioè lei è già incinta e presenta Fred ai genitori. Lui aveva appena finito il mese di galera che ogni tanto si faceva così per furto e presenta i genitori al padre, in realtà, perché poi, sì, anche il padre la spingeva ad andare con uomini più grandi di lei. Infatti Fred ha tipo 12 anni in più di lei. Sì. Esatto, presenta Fred come suo sposo e il padre ha un attacco di gelosia. Cioè, non è che non lo approva perché magari sembra un barbone appena uscito di galera. Non lo approva perché è geloso di questo Fred. Perché le persone in questa storia sono tutte molto sane emotivamente. Sì, esatto, sì, sì. Sì, sì, sembra un manuale della famiglia felice questo racconto. E cosa succede? Che nel 1970 Fred e Rose prendono casa a Midland Road, una casa a Midland Road che è a Gloucester, che, uh-huh, sarebbe nel Gloucestershire. In realtà credo che si pronunci Gloucester. Ah, Gloucester. Ah, ok. Sì. Credo di sì, è una di quelle, perché gli inglesi amano dare i nomi ai luoghi con un sacco di lettere a cazzo. E poi questo, tra l'altro, è colpa dei monaci, vabbè, se faccio una piccola digression, sì, sì, perché, sì, in inglese tante parole che si pronunciano brevi si scrivono con un sacco di lettere in più?
perché i monaci dei tempi che ricopiavano i libri trovavano che la lingua, il modo in cui si scriveva l'inglese sembrava molto meno sofisticato del francese, ad esempio, che ha più lettere, e quindi hanno iniziato ad aggiungere lettere a cazzo dentro le parole, ed è per questo che l'inglese si legge in un modo diverso da come si scrive. Per colpa dei monaci, gli amanuensi. Comunque, niente, dopo questo momento di focus storia possiamo tornare. Ok. A noi. Va bene, allora, si trasferiscono al 10 di Midland Road a Gloucester, come tu Gloucester, mi dici. Sì. E il 17 ottobre del 1970 nasce la loro prima figlia, Heather Ann West. Heather, come la Parisi. Heather Ann. Ok, scusate. Okay. Heather Ann West. Però il problema che cos'è? Che a dicembre del 1970 Fred finisce in galera per quasi un anno, fino al giugno del 71. Sì. E questa Rose, che comunque ricordiamo che ha 15 anni, cioè 15-16 anni. Sì, a questo punto credo che sia 17 quando lui era in prigione la seconda volta. Perché... O forse, no, forse io ho segnato 17 perché è uscito Fred ne aveva 17, perché lui è stato dentro un anno, quindi... Ci siamo. Sì, giusto, giusto. Sì, sì, brava. Infatti sì, ha 16 anni e si trova con già una figlia sua e due figlie da crescere, che tra l'altro una è Charmaine, che ha, cioè, che ha solo 8 anni in meno di lei. E ovviamente Charmaine, essendo cresciuta comunque in una famiglia dove non la si mandava a dire, diciamo così, cioè tra Fred, Rina e Anna e l'altra babysitter, cioè non è che fosse proprio idilliaca, ha già un bel caratterino. Caratterino che pare che Rose non riuscisse a sopportare. E quindi quando Fred esce di galera il 15 giugno del 71, tutte e quattro vanno a trovare Fred in galera, cioè nel senso Heather Heather Charmaine e Anne-Marie vanno a trovare Fred in galera. Il 24 giugno, quando lui esce, Rose gli dice: ho ucciso Charmaine. E cos'è successo? Che praticamente Rose, durante una lite, non si sa bene perché lei non confessa sta roba qua, però durante una lite fa fuori la prima, sì, la primogenita, che poi tecnicamente non è neanche figlia di Fred, esatto, e la mette in cantina. Quando Fred esce di galera, che glielo confessa, lui dice: che problema c'è? Prende, la seppellisce sotto la cucina, sotto il pavimento della cucina di Midland Road. Anche lì, asportandole sia le dita delle mani che quelle dei piedi e le rotule. Grande passione. Beh, le rotule però capisco perché le vuoi tenere, sono le ossa più fighe. Puoi giocarci a bocce. Sì, puoi usarle come portaceneri, volendo. Dai. E da qua comincia, diciamo, la discesa negli inferi peggiori che questa famiglia... Che poi comincia, cioè se stiamo a vedere, Fred già aveva un bel elenco di vittime alle spalle, insomma, cioè già aveva... Lui era già un serial killer prima di incontrare lei. Sì. Lei aveva grossissimi problemi emozionali, grossi, quindi forse sarebbe comunque diventata una serial killer, ma forse no se non avesse incontrato Fred. Lì è stato proprio un incontro... Sì, e il fatto che appunto lei abbia ucciso Charmaine e insieme si seppelliscano il corpo sotto la cucina di casa, comunque cementifica, pare, la loro unione, no? Beh, e cosa succede? Che però qualcuno si chiede: questa Charmaine dov'è finita? E loro dicono che è tornata a Bristol dalla madre, Rina Costello. E lei dice: ma io non ce l'ho. E quindi nel 71 va da Fred e Rose a chiedere dove è finita questa Charmaine. Ed è l'ultima volta che Rina si vede in giro nel mondo. E poi nel 94 si scoprirà che è stata seppellita vicino ad Anna, la prima vittima ufficiale di Fred, sempre nel campo di March Merkle, quello là in fondo. Sperduto. Tra l'altro, tra il 71 e il 72 a Gloucester Gloucester, io scusate, l'ho scritto per esteso con tutte le lettere. Ma fai bene, così si capisce di cosa stiamo parlando, perché obiettivamente non è che si possono scrivere le cose a cazzo, cioè. No, esatto, però praticamente tra il 71 e il 72 a Gloucester c'è un'impennata di denunce di molestie a carico di una persona molto simile a Fred.
Ma sarà un caso sicuramente. Ma sarà un caso, sarà uno che solo gli assomiglia. Certo. Ecco. E il 29 gennaio del 72 Fred e Rose finalmente convolano a nozze. Lui dichiara di non essere mai stato sposato e quindi così nessuno poi va a chiedere chi è Rina. Esatto, ma tanto non c'è più Rina, quindi tecnicamente è vedovo, per cui si può risposare. Sì, lui tecnicamente sì, ma sì, lui dichiara di non essere mai stato sposato, certo. Così non vanno neanche a vedere se vedovo o non vedovo. Chiaro. Anche perché, cioè, non è che abbiano dichiarato la morte di questa Rina, cioè nel senso non nessuno poi è andato più a cercarla, no? Sì. E a giugno del 1972 nasce la seconda figlia di Rose e Fred, May June. Giusto? Ho pronunciato giusto? Sì. Prof? Okay. Sì, sì, vabbè, scusa, io cerco No. Ma sì, se no poi confondiamo gli ascoltatori che hanno sentito un nome da una parte e un nome dall'altra. Un nome dall'altra, esatto. Esatto, comunque appunto nasce la seconda figlia di Fred e Rose, questa May June, e si trovano un po' stretti nella casa di Midland Road. E qua succede che vanno nella famosissima casa al 25 di Cromwell Street. Sì. Che all'inizio la prendono in affitto e poi la comprerà Fred per 7.000 sterline, che... Da dove vengono queste 7.000 sterline? Ovviamente dai furti, cioè. E cosa succede? Che questa casa è praticamente una casa, mi pare, a tre piani, e i piani superiori sono adibiti, tra virgolette, a ostello a pensione, no? Infatti ci sono un sacco di gente che va e che viene in soprattutto... Vabbè. No, è stata una battuta involontaria, che viene in questa casa affittando le stanze. Anche ragazze che si trasferiscono a Cromwell, comunque non è una zona bellissima di no. Gloucester, è una zona dove praticamente popolare, operaia, così, e quindi si trovano stanze a poco prezzo, e c'erano le ragazze che andavano a vivere da sole, le babysitter, che potevano trovare ospitalità in posti come il 25 di Cromwell Street da Fred e Rose West. Certo. E cosa succede? Visto che comunque la casa è molto spaziosa, ci sono questi piani alti, nel 72, dopo la nascita di May June, la loro secondogenita, hanno questa brillante idea, perché Fred, cioè, comunque non è che fosse un rapinatore particolarmente scaltro o uno scienziato. Lo prendevano sempre. Esatto, cioè ogni due per tre lo prendevano o lo prendevano a botte, i complici o cose così. Decidono che Rose è giusto che cominci a prostituirsi. Certo. Incentivata da Fred, che tra l'altro le fa mettere anche annunci sul giornale locale, e quindi comincia questa... adibiscono una stanza che tra l'altro ha anche un'entrata, cioè praticamente non si può entrare dalla casa ma si può entrare dall'esterno. Uh-huh. E Rose comincia a prostituirsi con la qualunque, la stanza che viene chiamata The Rose's Room, sì. La stanza di Rose, è decorata con dei fori in modo che Fred possa assistere, quando non può partecipare, almeno assistere agli incontri con i clienti di Rose. I clienti di Rose non sono solo uomini. No, stranamente no. Infatti sta cosa a me mi ha lasciato perplessa, però è così, pare. Pare che ci sono testimonianze eccetera che Rose praticamente andasse anche con le donne, e le donne fossero proprio quelle che lei trattava peggio. Sì, ma infatti è per quello che mi lascio perplessa, cioè io non capisco come faccia una donna ad andare, cioè già è strano che una donna vada da una prostituta, perché è strano, cioè basiamoci sui dati, è abbastanza raro. E poi è strano che vai da una prostituta che ti saccagna di botte, perché ora quante donne lesbiche sottomesse sono disposte ad andare con una prostituta? È strano, però è così, perché effettivamente questa cosa succedeva, e lei si mostrava molto molto violenta nei confronti delle donne, sì. Spesso interveniva anche Fred. Sì, esatto, spesso facevano appunto, partecipava anche lui a questi incontri, e comunque tra Rose e Fred non è che ci fosse proprio l'amore, quello dei film romantici, incontro luce, no, cioè anche loro lì finiva sempre praticamente a botte, cioè nel senso erano incontri sadomaso al limite, sì. quelli che era costretta a subire anche Rina.
però pare che Rose invece ne fosse contenta. Beh sì, perché comunque stanno insieme e alla fine Rose sforna 8 figli, se non sbaglio, in totale, sì, che dovrebbero essere di Fred, ma pare che almeno 3 non lo siano, perché sì, chiaramente se ti prostituisci, poi erano anche altri tempi, quindi magari non c'era il preservativo obbligatorio, sì, per la prostituta, queste cose qua. E quindi vabbè, infatti, almeno 3 di questi non sono di Fred, ma lui li riconosceva tutti e avevano, sì, anche un nome per la loro famiglia. Loro la chiamavano Our Big Family of Love. Sì, esatto. E tra l'altro uno di questi 3 figli pare che fosse il figlio del papà di Rose. Perché esatto, nel 77 Bill Letts, che è il papà di Rose, e Fred, sì, decidono di aprire un pub che si chiama Green Lantern a Gloucester, uh-huh, e fallisce nel giro di pochissimo tempo. Quando il padre viene a scoprire che Rose si prostituisce, dice: perché io no? Esatto. E quindi anche lui diventa cliente della sua stessa figlia, e pare che uno di questi 3 figli illegittimi, che comunque, uh-huh, Fred, come dici tu giustamente, ha riconosciuto, ma tra l'altro ho letto anche da altre parti che il conto dei bambini arrivasse a 10. Mm. Durante il processo... Sì, ma credo che includessero anche le altre figlie di Fred in quel conteggio. Okay. Okay. Perché anche io in realtà ho segnato 11 addirittura, però se conteggi tutti i figli si arriva, sì, a 11. Mi sembra che Rose ne abbia partoriti 8, però appunto, come avranno notato i nostri ascoltatori, questo, sì, è un caso molto complesso, sì, e quindi in realtà è difficile, perché c'è sempre la solita storia che a seconda della fonte a cui fa riferimento ci sono dati diversi, sì, quindi io cercando di incastrarle mi viene fuori che Rosa ha partorito 8 volte. Se i nostri ascoltatori hanno prova del contrario, lasciateci un messaggio da qualche, sì, parte, così rettifichiamo. Esatto, anche perché comunque durante il processo pare che in realtà in quella casa lì ci siano state qualcosa come 24 gravidanze. Beh, in totale, sì. In totale, sì, 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 in totale. Io ho detto, infatti, nella casa ci fossero state 24 gravidanze. E cosa volevo dire sui bambini? Sì, ah no, che io tra l'altro ho, cioè nel senso, cioè, facendo appunto le ricerche, eccetera, ho trovato un albero genealogico della famiglia, della famiglia West. Bene. Ed è più complicato della famiglia, di quello della famiglia reale. Molto più complicato, sì, sì, sì. Non è, cioè nel senso, si fa fatica. Io poi, va bene, nel video lo metteremo quest'albero, sì, genealogico, poi basta che lo cerchiate, si trova abbastanza facilmente. Tornando alla nostra storia, però aspetta, volevo dire, sì, una cosa su questi figli tra una cosa e l'altra finiscono in ospedale tra il 72 e il 92 31 volte, un minimo di 31, cioè 31 volte accertate di cui abbiamo, sì, le, sì, prove, sì. E nessuno delle persone che lavora in ospedale ha pensato che potesse essere un po' strano che questi bambini finiscono sempre in ospedale. Ma infatti la cosa incredibile è quella lì, che sono sempre i West portavano i bambini all'ospedale dicendo che avevano avuto incidenti in casa, ma gli incidenti in casa comprendevano anche segni di morsi, braccia rotte, cioè... E finché, cioè, ci sta che un bambino è un bambino, si fa male. Certo. Però quando sono hai 8 figli, 8 famiglie, 8 figli continuano a farsi male, cioè 8 in quanto dal 72 sono 20 anni. Sì, in un arco di 20 anni bambini con cognome West si sono presentati 31 volte. 31 volte in ospedale, cioè sono veramente tanti, cioè voglio dire, io sono finito in ospedale tantissime volte, mio fratello nessuna. Mm. Per dire. Perché picchiavano solo te. perché ero io scalmanato e mi facevo sempre, facevo gli esperimenti, mi facevo male, tipo saltavo dalla finestra con l'ombrello aperto come nei cartoni. Beh, comunque. Un bambino molto sveglio, possiamo dire. Sì, 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 assolutamente. Comunque, siamo nel 72 e nel 72 c'è... diciamo l'inizio dell'orrore, perché la secondogenita, la prima vera figlia di West e di Fred, Irina, subisce una violenza, nel, sì, senso che è proprio Rose che la costringe ad accoppiarsi col padre, assiste alla violenza e dopo le dice una cosa che la prima volta che l'ho letta mi si sono accapponati i peli sulla schiena, e dice: dopo che è stata violenta, cioè, vabbè, uh-huh,
tutti i padri lo fanno alle proprie figlie. È compito del padre non preoccuparti e non dirlo a nessuno. E succederà ancora. E infatti, questa povera Anne-Marie, che nel 72 ha 8 anni, viene costretta a subire appunto le violenze di Fred, ma roba che Rose a un certo punto, cioè, comincia anche tipo a farla trovare, come si dice, ammanettata ai mobili di casa per fare citare Fred e cose del genere. Sì, anche robe proprio che sembrano uscite da un racconto sadomaso scritto male, no? Non sì, so se sì. Ti è mai capitato di leggerli, però quelle cose orribili, no. A me sì, però sono scritti male. Cose del tipo che gli faceva fare i lavori domestici con dei dildi infilati dentro, delle minigonne cortissime, cioè cose malatissime. Questa era una bambina e tra l'altro poi sin dal primo stupro sono sempre stati stupri molto molto violenti, che poi uno mi può dire lo stupro è sempre violento, ok sì, però io qui sto parlando di uno stupro sadomaso, ok? Sì. Quindi non c'è solamente lo stupro, ma ci sono anche botte, poi appunto come dicevi tu ammanettamenti, restrizioni, cioè cose che vanno oltre l'orrore. Sì, infatti io non volevo scendere così nei particolari perché è una roba. Scusa. No, ma cioè nel senso giù, cioè alla fine se no parlavamo delle favole Disney. No, io c'ho questa teoria che in realtà i fan del crime ce l'hanno quel lato morboso che vogliono sapere i dettagli. Dovremmo far finta di non averlo, però saremmo degli ipocriti. E tra l'altro queste violenze di cui vi abbiamo appena parlato su Anne-Marie a un certo punto peggiorano, perché dal 77, quando lei compie 13 anni, la costringono a farla prostituire in casa. E dicendo tra l'altro ai clienti che lei ha 16 anni, perché probabilmente a quel tempo, cioè comunque parliamo degli anni 70, no? Quindi probabilmente si poteva già fare sesso con le sedicenni, in Inghilterra era permesso. Cioè, sì, beh, qua ma non... penso di sì, ma penso ancora adesso in realtà. Ok, sì, non conosco benissimo le leggi inglesi, però immagino fosse una roba, perché loro dicevano che aveva 16 anni, sì. nel senso. Sì, sì, e pare anche che Rose la minacciasse di non farsi mai sfuggire l'età vera coi clienti. Sì, esatto, infatti lei spesso, Rose spesso assisteva appunto agli incontri della figlia con gli uomini, così. Sì, che poi come al solito di questa cosa ne ho già parlato nella puntata di Harry Lee Lucas, ad esempio, però questi clienti, cioè stai andando in un posto che comunque è molto marcione, cioè... Fred sembrava un barbone, questa Rose, cioè non è, si vede che c'ha qualcosa che non va, non lo so, una ragazzina che lo vedi che è costretta e continui, anche se tu pensi che ha 16 anni, però che cosa cazzo mi cambia, quindi anche questa gente qui è veramente deprecabile. Sì. Però devo dire una cosa, cioè nel senso che da tutte le testimonianze pare che il 25 di Cromwell Street fosse un gioiellino di casa. No, nel senso che sia dall'esterno che dall'interno era molto pulita, molto giardino, eccetera. E quello che guadagnavano, Fred lo reinvestiva per migliorare, riparare le cose, migliorare, perché ci teneva veramente tanto. Sì, lui era molto orgoglioso di casa sua e dopo lo vedremo anche. Sì, esatto. Questo è vero, hai ragione. E quindi, cioè, probabilmente, vabbè, sì, loro come persone facevano schifo. Però magari l'ambiente non era così schifoso come ci si può immaginare, non lo so, io a volte ci ripenso, tra l'altro in questa casa qui, che adesso, vabbè, comunque finiamo la storia di comunque Anne-Marie. Però posso dire che era una casa pulita, ma siamo comunque in Inghilterra, quindi per gli standard inglesi una casa pulita non è la stessa cosa. Di una casa pulita italiana? No. Ok, comunque nel 79 questa Anne-Marie ha una gravidanza extrauterina, quindi la devono, cioè purtroppo deve abortire, la portano ad abortire. Quando torna, Rose la gonfia di mazzate per questa cosa qui. E lei trova il coraggio di fuggire a 19 anni, praticamente leva le tende e si toglie da questa situazione abominevole, scusate il termine.
Ah no, è una situazione abominevole, credo che possiamo essere tutti d'accordo. Esatto, e lì cominciano i problemi per le altre figlie, Heather e Mei June. Tra l'altro nel 73 nasce il figlio maschio Stephen West, che avrà un ruolo, non dico importante, ma avrà un ruolo nella vicenda, quindi è giusto, gli altri un po' meno. Però appunto Fred rivolge le attenzioni a Heather, che è la primogenita tra lui e Rose. E Mei June, che è la seconda bambina, che hanno a quel tempo lì 7-9 anni, mi pare. Sì, quando inizia con loro sì, hanno 8-9 anni, una roba del genere. E lì Fred continua a ripetere la frase, quella "ti ho creato io, posso fare con te quello che voglio", che è una roba. E tra l'altro lui manifesta più volte anche l'intenzione di metterla incinta. Sì, anche perché poi Fred ha messo incinta, io non sono riuscita a fare il conto di quante donne, era super fertile lui comunque. Sì, one shot one kill, un cecchino, sì. Un cecchino, cioè quando la natura si accanisce, cioè crea delle macchine, vabbè. Però appunto in tutto questo periodo qua cominciano effettivamente gli omicidi al 25 di Cromwell Street, che è diventata tristemente famosa per queste cose qua, perché Fred aveva adibito la cantina a centro della violenza sessuale, cioè centro... Dungeon! Se vogliamo usare un termine sadomaso, visto che loro erano sadomaso, assolutamente verso il sadomaso, un dungeon. E qua succedono una serie di cose che sono particolarmente strane, nel senso che nel 72 una certa Caroline Owens denuncia le violenze subite in quella casa da parte di Fred e Rose alla polizia. La polizia fa le sue indagini e praticamente loro vengono multati per condotta sessuale inappropriata. Sì. E questa Caroline Owens ha tipo 15 anni, 16 anni, cioè nel senso una roba del genere. Quindi... Però ci sta, perché se ci pensi anche in Italia, non voglio dire una cavolata, ma mi sembra fino al 96 lo stupro era reato contro la morale e non contro la persona. Questo è vero. Potrei sbagliarmi sul fatto che sia il 96, ma erano sicuramente gli anni 90, quindi no, hai perfettamente ragione. Sì, anche perché poi alla fine è vero, cioè non che sia meno grave, però questa ragazza viene solo violentata da entrambi. Cioè stiamo parlando di una storia in cui si arriva a dire questa ragazza viene solo violentata, per farvi capire, ma anche perché i figli West comunque venivano frequentemente malmenati, anche perché c'era la regola in casa West che compiuti 7 anni dovevano cominciare a dare una mano in casa. Sì. E quindi tra lavori, tra cose, dovevano sempre appunto dare una mano. E se non lo facevano, venivano percossi malamente da Rose. Sì. Che tra l'altro, appunto, come dicevamo prima, quando si prostituiva con le donne erano quelle trattate peggio in assoluto, comprese le figlie. Però appunto ricordiamoci che Rose, con già tutti i suoi problemi di sviluppo, ritardo nello sviluppo e tutto il resto, poi si era ritrovata ad avere una relazione anche sentimentale col padre, quindi lei proprio non aveva una bussola per queste cose, cioè secondo lei era normale l'incesto. Sì, infatti c'è questa cosa che quando Heather va da Rose a lamentarsi delle violenze subite da suo padre Fred, lei gli ride, le ride in faccia. E non è che stiamo parlando di una di quelle bambine avute fuori dal matrimonio con altre donne di Fred, con sua figlia, cioè nel senso con sua figlia. E tu dici, ma quanto siete schifosamente abominevoli. E comunque in quella casa lì cominciano gli omicidi nel 72. La prima vittima è Linda Gogue, che ha 20 anni, è una vicina di casa, va spesso dai West e viene e sparisce nel nulla. E qua altra storia allucinante, perché i genitori ovviamente vanno a cercarla, la madre va a suonare dai West perché pare che sia l'ultimo, cioè questa Linda andava spesso da loro, nel senso forse aveva avuto anche una storia con qualcuno che abitava nelle, nei,
come si dice, al terzo piano, al terzo o quarto piano, un ospite, no? Un pensionante, ecco, non mi veniva. E va dai West a cercare la figlia e Rose le apre con addosso i vestiti della figlia, tipo le ciabatte e la vestaglia, una roba del genere. Fantastico. Eh sì, fantastico. E le dice che in realtà la figlia se n'è andata a cercare lavoro e fortuna a Weston. La madre le crede e col padre vanno a cercarla a Weston. Non la trovano, tornano indietro e dicono sarà andata da un'altra parte. Certo. Punto. Ma d'altronde perché dovresti sospettare di questa famiglia? Che hanno un giardino quali bellissimo. Hai? Che tra l'altro poi in realtà si capiva che erano una famiglia strana anche dal di fuori, perché appunto Fred e Rose con i figli erano molto severi e non gli permettevano tanto di uscire, non potevano frequentare altre persone, cioè la loro vita era sempre all'interno della famiglia, i ragazzi, i bambini non potevano andare a giocare con gli altri bambini fuori, probabilmente perché temevano che avrebbero potuto raccontare qualcosa di incriminante. Esatto, infatti loro non potevano avere appunto rapporti con altri bambini se non in presenza dei genitori. Esatto. Cioè, nel senso, non dei genitori degli altri bambini, dei genitori no. Fred e Rose. Mm-mm. E quindi anche i bambini erano leggermente asociali, cioè nel senso ai margini della società. E cosa succede? Che appunto cominciano questi omicidi. Alla fine Fred e Rose sono stati accusati, Fred di 13 omicidi e Rose 11. Sì, okay. Alla fine alla fine di tutto. Dei Fred processi. Fred ne ha confessati una trentina, però tanti corpi non sono stati trovati. Ora, come si dice, gli omicidi si concentrano tra il 73 e il 75 in cui sono state fatte fuori 6 ragazze. Poi c'è una pausa di 3 anni tra il 78 e il 79, altre 2 ragazze. Pausa di 7 anni e di 8 anni e nell'87 muore Heather Ann West. Sì, la primogenita Heather Ann West, la primogenita di Fred e Rose West. Se vuoi, io ho tutti i nomi e l'età delle ragazze. Beh, però, in realtà non credo che, cioè, nel momento in cui abbiamo detto il numero, purtroppo non possiamo parlare della vita di ognuna di queste vittime. L'unica... Ma anche per rispetto, poi, cioè, non è che andiamo a scavare nel passato. No, infatti, no, anche perché diventa abbastanza poi effettivamente morboso. L'unica che citerei è questa Lucy Catherine Partington. Partington. Che ha, che ha lo zio che è uno scrittore, Martin Armis, che scrive un libro biografico sulla vicenda. E si chiama Experience in inglese, ed è uscito nel 2000. Se qualcuno potesse interessare, parla appunto dell'esperienza della nipote con i West, anche perché lei, cosa succede? Che Fred finisce in ospedale con col taglio di un coltello. Questo coltello è stato trovato nella fossa di questa Catherine. No, scusa, di questa Lucy Catherine Partington. Ed è stato il coltello che Fred ha usato per farla a pezzi. Ok, ecco. Quindi in sostanza lei ha provato a difendersi, è riuscita a tirargli una coltellata e basta. Sì, esatto. Che poi appunto quando poi finalmente nel 94 hanno cominciato a trovare i corpi, uno scheletro, cioè un teschio, era completamente avvolto nel nastro isolante, nello scotch, e dal naso, dal buco del teschio del naso uscivano dei tubi di gomma che servivano per respirare. Sì, praticamente loro infatti poi hanno trovato un sacco anche di nastro adesivo all'interno della casa, di quello largo. Praticamente loro facevano una sorta di maschera avvolgendo il nastro adesivo intorno al viso, e poi hanno trovato anche delle sorte di maschere fatte di nastro. Sì, sì. E appunto quello che hai citato tu era un caso in cui avevano completamente ricoperto la faccia di nastro e avevano lasciato le cose per respirare. Questa cosa, tra se lo posso dire, mi ricorda Andrew Cunanan, che è stato colui che ha ucciso Versace. Chiaramente non l'ha fatto a Versace sta cosa. No.
Ma l'ha fatta. Vabbè, poi magari un giorno parleremo anche di lui, che è un altro pazzo. E anche lui aveva questa fissa del nastro adesivo intorno alla faccia. Tra l'altro, a proposito del nastro adesivo, questi, queste violenze, questi giochi, queste torture sessuali avvenivano appunto nello scantinato che Fred aveva allestito, che poi a un certo punto lui ricopre di cemento, quindi probabilmente lì sotto hanno trovato altre cose. E tra l'altro, quando è stato arrestato Fred, hanno trovato un centinaio di videocassette in casa, la polizia, che però, cioè allora, sicuramente erano, alcuni erano porno sadomaso, porno zoofili, che lui tra l'altro... E anche pedofili. E anche pedofili, che lui tra l'altro costringeva a vedere, cioè costringeva i figli a vederli con lui, eccetera. Però la polizia in realtà non li ha mai visti, li ha distrutti, insieme a tutte le altre cose quando hanno demolito la casa. E cioè, adesso io non lo so, io non li avrei guardati, però non sono un poliziotto. Io forse, fossi stato un poliziotto, avrei tentato di, come si dice, di capire cosa c'era dentro. Perché poi, tra l'altro, anche la cattura di Fred e Rose, cioè, è venuta nel 94. L'ultima vittima accertata è la loro figlia Heather nell'87. Sì. E anche qua è stata una cattura, diciamo, abbastanza rocambolesca. Perché? Praticamente cosa succede? Che perché Heather viene uccisa? Heather viene uccisa. Sì, Heather. Heather viene uccisa. Cioè, come lo dico, sbaglio? Come, tu devi pensare alla Parisi, che ha lo stesso nome, e poi ci devi aggiungere Anne. Ma io la chiamavo Heather Parisi. Vabbè, allora va bene. Vabbè, però... Sì, in italiano, comunque... in italiano la chiamano così, vabbè. Però vabbè, perché questa Heather viene uccisa nell'87? Perché rimane incinta di Fred. Lo confessa a una sua amica, o forse fidanzata, perché forse aveva una liaison, era lesbica e aveva una liaison con questa ragazza. La ragazza lo dice ai genitori, l'amica di Heather lo dice ai genitori, i genitori vanno a denunciarla. Vanno a denunciare Fred e Rose, i West. Certo. Ci sono le indagini, ma non succede niente. Ma anche per le altre ragazze scomparse, quando ci sono state le denunce, cioè la polizia ha guardato tipo fuori dalla finestra, non erano lì e non è che hanno fatto chissà che ricerche, ma anche perché comunque erano tutte ragazze tra i 15 e i 20 anni. Era probabile, cioè comunque siamo dopo il 68, cioè in una cittadina di provincia, Gloucester, in un quartiere popolare, quindi era probabile che queste ragazze partissero a cercare avventure e fama e soldi da altre parti. Certo. Ora, io poi non lo so com'era la situazione inglese in quegli anni lì, cioè nel senso non ci sono stato, quindi... Però cioè, è plausibile che alla fine non facessero ricerche per questo motivo qua, anche i genitori non insistessero più di tanto perché dessero per scontato che prima o poi i figli se ne sarebbero andati. Erano altri tempi in cui non avevi il cellulare, così, quindi non è che si stava in contatto perenne con i familiari, cioè può anche darsi che uno va via e poi richiama dopo un anno per dire sono qua. Esatto, esatto. E poi comunque gli inglesi sono molto meno mammoni di noi italiani. Certo. Sì, tranne Fred. Tranne Fred era molto più mammone. Ma, sì, era... Sì, ma era molto mammone, esatto. Ma infatti lo chiamavano proprio mama's boy, perché al di là dei rapporti sessuali, però era proprio il cocco di mamma in generale per tutto. E visto che bella fine che ha fatto, vedete, fa bene tenere i figli così vicini. Esatto. E appunto i genitori della... stavano dicendo che i genitori dell'amica di Heather vanno a denunciare sta cosa qua di Fred. No, e praticamente anche lì la polizia non è che faccia molti, fanno delle indagini, ma comunque nel senso all'acqua di rose, perché comunque loro non vengono mai fermati in realtà. L'unico agente che si, come si dice, che si incaponisce è tale Hazel Savage, ma anche perché aveva avuto a che fare con Fred fin dagli anni 60. Infatti lei era quella che aveva raccolto la denuncia di molestie percosse da parte di Rina Costello, la prima moglie di Fred. Poi nel 72 aveva partecipato alla ricerca di Caroline, cioè alla ricerca, aveva partecipato alle indagini sulla denuncia di Caroline Owens, la prima ragazza che era andata a denunciare e che poi gli avevano fatto solo la multa, e lei si era opposta
a questa, cioè lei voleva che indagassero più molto più a fondo nella vita di Fred e Rosa. Sì. Ok. Poi nell'87 la denuncia dei genitori all'amica di Heather e una serie di altre denunce dei genitori, dei compagni di classe, dei bambini, sì. Perché a un certo punto questi bambini qua, cioè qualcosa gli scappava, cioè nel senso erano testimoni di cose veramente brutali che al di là che magari non ne capissero la gravità, cioè comunque loro erano delle vittime, i figli erano delle assolutamente. Vittime. Assolutamente. Addirittura, perché ho citato Steven che è nato nel 73, perché nell'87 lui aveva 14 anni, Fred gli fa scavare una buca in giardino vicino al patio. Ed è la buca dentro cui finisce poi Heather. Heather, sì. Esatto, Heather. Heather. Scusa. Vabbè, figurati. Non so, io ho paura a pronunciare adesso sto nome. Heather. Heather. E cosa succede? Perfetto. Che in realtà i genitori, agli altri figli, quando sparisce questa Heather, non gli dicono che è morta, che l'hanno uccisa, eccetera. Gli dicono che era andata a un campo estivo. Sì, però poi sì. Iniziano a fare delle grandi battute con i figli, perché esatto. Loro avevano questo family joke in cui dicevano fate i bravi, se no finite sotto la casa come vostra sorella. E questa cosa arriva anche alla polizia poi, perché alla fine cosa, quando sì. Li interrogano... Eh sì, quando cominciano appunto ad arrivare le denunce da parte dei compagni, cioè dei genitori e dei compagni di classe dei ragazzi, questa cosa cominciano a dirla un po' tutti i bambini. Mm-mm. Altrimenti finisci con Heather sotto il patio, altrimenti vai a far compagnia a Heather sotto... E quindi questo ritornello, diciamo, torna alla polizia. Infatti questa Hazel Savage, che tra l'altro Savage è un cognome molto... che tra l'altro Hazel Savage è cioè tipo noce selvaggia, nocciolina. Sì, 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 sì. Ok, finalmente riesce nel 94 a farsi dare un benedetto mandato di perquisizione e il 24 febbraio del 1994 arriva a casa dei West, comincia a perquisire col mandato, cominciano a perquisire la casa e non trovano niente. Mm-mm. Cominciano a scavare nel giardino e non trovano niente. Allora cosa fa? Lei ordina di arrestare Fred perché comunque voleva tenerlo a interrogarlo poi, e mentre lo portano in macchina e lo fanno accomodare nella macchina della volante della polizia, lui comincia a confessare. Ma anche perché quando cominciano a scavare lui si incazza tantissimo. Quando cominciano sì, a scavare... Perché lui appunto lui era orgoglioso della casa e non voleva che gliela rovinassero. E infatti, cioè lui diceva ai poliziotti, sì, però poi tutto sto casino qua che state facendo in giardino lo mettete a posto voi, Sì. E praticamente quando vede, cioè che comunque gli stanno ribaltando il giardino, che è seduto in macchina, lui comincia a dire, no, guardate che state scavando nel punto sbagliato. Gli dice dove scavare e cominciano a venire su ossa che... Sì, trovano subito un femore. Sì. E quindi pensano, ok, è sicuramente Heather. Però continuando a scavare vengono fuori tre femori. E dicono... Quindi Heather non aveva tre gambe. Esatto, quindi... esatto, sicuramente c'è un femore di troppo, come minimo. Esatto. E poi da lì cominciano a trovare l'ira di Dio di roba. Sì, anche Fred continua a confessare, però lui confessa a rate, ho notato, sì. Perché quando trova nel terzo femore dice sì, è di Shirley Robinson, mm-hmm. Che era una sua amante incinta, perché questa è proprio una costante, cioè ammazzare sì, sì, sì. Le tipe rimaste incinte da lui era una cosa che succedeva spesso. Probabilmente era Rose che lo costringeva, anche perché c'era questo rapporto, cioè in realtà anche i figli non erano poco picchiati da lui, cioè nel senso picchiati fisicamente. Sì. Era Rose quella che in realtà menava i figli. Ma infatti sembra anche che loro fossero molto più spaventati da lei che da lui, che se tu lo guardi su carta in realtà sembra più spaventoso lui, perché lui appunto prima di incontrare lei aveva già commesso omicidi, cose, mm-hmm. E invece poi nella vita di tutti i giorni lei era molto più temuta di lui, quindi probabilmente era molto più violenta coi figli.
Esatto, e cioè, anche se vedete le foto, che va bene, nel video le mettiamo, cioè lei non è che abbia proprio questo sguardo conciliante, dire cioè vorrei che fosse mia mamma, cioè nel senso è uno sguardo abbastanza agghiacciante, sì. Però appunto sì, che poi lui tra l'altro a un certo punto ritratta quasi subito, ritratta tutto, ed è praticamente grazie a Janet Leigh, che è testimone degli interrogatori, perché fa parte, viene chiamata appropriate adult, ed è una figura della giurisdizione inglese che è praticamente una persona, questa qui è una giornalista, è una persona che può avere accesso e parlare con un detenuto se questo non è riconosciuto in pieno possesso delle sue facoltà. Certo, che Fred probabilmente non lo era. Esatto, esatto. Più che altro per testimoniare il fatto che abbia avuto un trattamento equo. Nel senso, perché se uno non è in grado di intendere di volere e lo fanno confessare a forza, lo trattano male, eccetera, non ha un trattamento equo rispetto sì. a uno che è in grado, e quindi c'è questo appropriate adult, che è proprio una figura della giurisdizione inglese, che partecipa qua. Questa Janet Leigh, poi vabbè, nel 2011 fa uscire questo documentario che ha fatto scalpore in tutta l'Inghilterra, che si chiama proprio Appropriate Adult, con le confessioni e tutta la storia di Fred e Rose West. Comunque nel 94, febbraio 94, Fred viene arrestato, prima sì. confessa 30 omicidi, poi ritratta, poi dice no, è vero, li ho fatti, però Rose non c'entra niente. Rose dichiara che lei non ne sapeva niente. Eh no, tutto Fred. Tra l'altro poi, appunto, quando lui ha confessato, che all'inizio ne ha confessata una, poi due, poi durante una pausa sigaretta sì. ha detto all'avvocato, no, forse ce n'è qualcuno di più, così l'avvocato gli dice, ok, confessa, lo riporta dentro, e lui dice, there's a fuckload more. Cioè, ce n'è una quantità assurda in più. Niente, mi piaceva citare la frase. La frase esatto. che è stata detta. E poi appunto lui, come la prima cosa che fa è prendersi tutta la colpa, e probabilmente si erano anche già accordati con Rose. Cioè qualcosa sì. del tipo, se mai ci beccano, sono stato io. E lei ha detto, sì. alla grande. E sono andati avanti così per un po', a dire che era esatto. tutta colpa di Fred. Infatti... poi il primo gennaio del 1995, in attesa del processo, Fred, da persona equilibrata e coraggiosa qual è, si impicca nella sua cella. Sì. E muore così. Mentre Però Rose... si è impiccato perché si è sentito rifiutato da Rose. Io non lo so perché, ma quando guardo questa storia mi vengono un po' in mente Rosa e Olindo. Forse perché lei si chiama Rose e ci assomiglia un po'. Sì, vagamente sì. E perché? Però in realtà non corrisponde la storia, mi viene in mente No. Ma perché? Perché quando si vedono in tribunale per la prima volta dopo l'arresto, quindi è tanto che non si vedono, Fred è felicissimo di vederla. Lei però, che quando l'hanno interrogata ha finto di essersi indignata e arrabbiata con Fred, addirittura ci sono le registrazioni dove lei sbraita dicendo lo odio perché ha fatto questo tipo di cose, lei deve mantenere quella cosa per assicurarsi di non beccarsi troppi anni. Quindi sì. quando si vede in tribunale lui pensa di poterla riabbracciare, magari non glielo permettevano, però comunque di avere una reunion, e lei lo tratta freddamente e non vuole rivolgergli la parola. E quindi lui si deprime, poi a quel punto chiede ai figli di andare a parlare con la mamma, di dire quanto lui l'ama, e lei non gli fa mai arrivare risposta. Quindi poi nel 95 lui si impicca, cioè si impicca sì. di più per il rifiuto della sua Rose che per il senso di colpa di 30 omicidi, non si sa quanti. No, ma infatti la cosa incredibile è che Rose non mostra alcun senso di colpa. Tra l'altro Fred, prima di uccidersi, lascia un biglietto d'amore per la sua Rose. Poi sì, lascia leggo. Il disegno della lapide. Ah, sì. Con quello che vuole che sarà inciso sulla lapide. Io ce l'ho in inglese, se tu ce l'hai in italiano vai. E non so se magari lo stesso, perché io vabbè ho questo qua che dice a Rose West, Steve, May e Beth Rose, il 29 novembre 1994 sarà il tuo compleanno e avrai 41 anni. Sei ancora bellissima e attraente, ti amo.
Saremo innamorati per sempre. La cosa più meravigliosa della mia vita è stata incontrarti. Mamma mia. Bello. Il nostro amore è una cosa speciale, quindi, amore mio, mantieni le promesse che mi hai fatto. Sai quali sono. Poi saremo insieme per sempre in eterno. Amavamo Heather entrambi. Vorrei tanto che Charmaine fosse insieme a Heather e Rina. Tu sarai sempre la signora West, dappertutto. È una cosa importante per noi due. Non ti ho fatto un regalo, ma tutto quello che posseggo è la mia vita. La dono a te, tesoro mio. Quando sarai pronta, raggiungimi. Io ti aspetterò. Sì. È quella lì che avevi tu. Sì, no, io ho quello sotto, perché praticamente lui ha lasciato questo biglietto e poi sotto ha lasciato il disegnino della lapide. Okay. E lui sulla lapide vuole che venga scritto. Poi non so se l'hanno fatto, non credo, non lo so. Rest in peace where no shadow falls, in perfect peace he waits for Rose. Cioè, quindi nella lapide ha scritto che lui aspetta Rose. E quindi è per questo che mi ricordano un po' Rosa e Olindo. Sì. Sì. Anche se è unilaterale, perché è solamente Fred che ama Rosa a questo punto. Lei non si sa se non l'ha mai amato o non lo ama più, oppure quello che penso io è che sta portando avanti la sceneggiata. La sceneggiata. E sì, se lei dice lo amo, crolla tutta la sceneggiata, quindi non può. Esatto. E tra l'altro alla fine lui è stato accusato di 13 omicidi. Sì. Lei di 11 è condannata al carcere, cioè una serie di ergastoli, ovviamente carcere a vita senza possibilità di uscita sulla parola. Sì. E ci sono delle polemiche per sta cosa qua, perché lei adesso è in carcere e fa la regina. Cioè, nel senso, lei è la signora del tè, delle guardie, e praticamente in carcere con la televisione, lo stereo, può accedere a... può scrivere, cioè nel senso avere contatti con il resto del mondo. Non so se abbia internet, non credo, spero almeno quello. Tendenzialmente no. In prigione non ce l'hanno, okay. Ce l'hanno magari in biblioteca, però hanno i social network bloccati, quindi... Sì, poi bisogna vedere se a lei magari hanno qualche... perché lei in teoria, cioè, dovrebbe essere nel un carcere di massima sicurezza, una roba del genere, quindi così. E ogni tanto qualcuno prova a farla confessare, e adesso, tra l'altro, mi pare che una delle ultime volte sia stata nel 2014, chiederle se è stata lei, perché lei ha sempre negato tutto, se è stata lei a uccidere Charmaine e soprattutto se sa qualcosa di quella... com'è che si chiama, di quella ragazza sparita nel 69, che è Mary Bastold, perché è sparita nel Bastholm, scusate, perché è sparita nel nulla, e Fred ha detto che l'ha uccisa, però non che è stato lui a ucciderla, ma non si è mai trovato il corpo, quindi se non c'è il corpo non puoi, cioè almeno dei resti, almeno però lui non come si dice, lui ha detto che l'ha uccisa, non però non c'è. E continuano a chiedere a lei e ogni tanto provano a farla confessare. Poi, tra l'altro, pare che lei abbia avuto una storia con un'altra detenuta molto famosa, eccetera, che poi è finita perché hanno litigato su chi fosse la regina del carcere. Cioè, una roba del genere. Queste chicche non le sapevo. Ti sei documentato proprio nella vita nel carcere? Sembra un po' una soap opera. Figo. Sì, sì, ma è un po' una soap opera dell'orrore. Sì. E tra l'altro anche il fratello maggiore di Fred, che adesso non mi ricordo come si chiama, pare si sia suicidato perché accusato di violenza su forse una delle nipoti, figlie di Fred, e comunque su altre persone. Mi pare di aver letto una roba del genere. Che un'accusa improbabile, perché comunque al di là di tutto, se ricevi un certo tipo di educazione e nella tua mente è giusto l'incesto, è giusto aggredire sessualmente gli altri, poi è difficile cambiare mindset. Infatti comunque, cioè, psicologicamente parlando, alla fine Fred era un predatore. Sì. Era un predatore che le sue prede erano quelle giovani e tra virgolette accessibili. Poi vabbè, lui aveva anche gusti, appunto, che lui pederasta, eccetera. E Rose, secondo me, era una fredda manipolatrice. Comunque entrambi sociopatici, perché se non sei sociopatico, secondo me, a un certo punto non riesci a sopportare determinate cose. E tra l'altro, nel periodo in cui pare che non abbiano ucciso nessuno, quindi tra il 79 e l'87,
non ci sono altri corpi. Però non è detto che non ci siano state altre violenze, altri stupri, e magari a queste ragazze siano andate un po' meglio, sia andato un po' meglio, perché pare che comunque all'inizio, prima di arrivare a uccidere la prima lì nel 73, come Caroline Owens era riuscita a liberarsi, sì. Cioè non è che era riuscita a liberarsi, l'avevano lasciata andare loro, perché loro praticamente le sottoponevano a un tale stress traumatico, che poi queste qua non ci pensavano, cioè non ci pensavano proprio ad andare a denunciarli, perché loro le minacciavano dicendo se andate a denunciarvi, a denunciarci, veniamo a prendervi. Certo. Tra l'altro, e poi quindi, si trovano interviste a Caroline Owens anche su, sì, YouTube, che ne ho visto un paio. Sì. Sì, si trovano, e appunto è stato incredibile. Boh, non so, cioè se lui fosse morto nell'incidente in moto, non sarebbe successo niente. Se l'avessero arrestato per l'investimento del bambino di 4 anni, probabilmente non avrebbe incontrato Rose, perché esatto, comunque e quindi c'è, se la polizia avesse indagato quando andavano a dire guardate che quello lì mi ha molestato, mi ha violentato, eccetera, probabilmente si sarebbero fermati prima. Alla fine ci sono stati 12 omicidi. Tra l'altro l'anno successivo al processo, la casa al 25 di Cromwell Street, famosissima in tutta l'Inghilterra, è stata rasa al suolo, e lì è stato portato via tutto, giardino compreso, e lì adesso c'è una via dei ricordi con, sì, mi pare, i mattoni con i nomi delle vittime, perché come stava cominciando un il dark tourism. Sì. Il turismo morboso, il turismo... Sì, quello. Ah, ok. Il turismo, sì, sì, morboso. E soprattutto la gente portava via i souvenir dalla casa, quindi pezzi di muro, pezzi di legno, hanno tolto tutto. E forse in quel momento lì, quando hanno buttato giù la casa, hanno trovato quello che dicevi tu, le rotule. Sì, penso di sì, perché ne aveva messe tante nel muro. Poi, tra l'altro, tu prima hai parlato delle videocassette. A me risulta, sì, che in realtà qualche videocassetta siano riusciti a vederla, perché addirittura ne hanno trovata una con lo stupro di una figlia. Infatti era quello... Quindi alcune le hanno recuperate in qualche modo. Infatti era quello che... Allora, avevo sentito ai tempi, cioè nel senso non che io seguissi questo caso nel 95, che era... No, però avevo sentito una roba del genere, però poi appunto adesso informandomi ho letto che avevano bruciato tutte le videocassette, però... Io mi ricordavo, però non volevo dire una cagata, quindi magari l'ho detta io, però fonti io l'ho letta questa cosa, quindi che cerco di fare più o meno reference. A me risulta che addirittura hanno trovato una con lo stupro della figlia, però non sono sicurissima di quale figlia, credo... Credo lei, però non sono sicura. Anche se nel 77 forse non c'era ancora... non lo so... Però io ho trovato la parola tapes, che quindi può significare non necessariamente VHS, sai che c'era tipo il Super 8, non lo so però ragazzi, noi cerchiamo di fare le ricerche con quello che abbiamo a disposizione. Quindi... io quando trovo qualcosa che poi non riesco a trovare conferma, anche perché comunque non è che ci lavoriamo con questa roba qua, quindi... del tempo libero, che preferisco magari non dire le cose che magari dico una cagata, però se anche tu l'hai trovato, io mi ricordavo di aver sentito ai tempi, quando avevo sentito per la prima volta la storia di Fred Rose, che c'erano appunto dei tapes, delle cassette con degli stupri, e poi adesso ultimamente avevo letto che appunto erano stati bruciati tutti, quindi ho detto vabbè, però allora se l'hai trovata anche tu, esistono delle... Non in giro. No, oggi... non in giro. Non le trovate sui siti porno e tutto. No, ok. Però esistono delle prove filmate degli stupri di Fred e Rose, sicuramente alle figlie. Esatto. Quindi niente, questa dai era una bella storia di calore familiare. Sì, esatto. E poi ecco, anche del fatto perché allora sia Fred che Rose venivano da famiglie estremamente abusive e malate, e quindi ti viene da pensare, ma i genitori
del padre di Fred erano così anche loro? Cioè, chissà da quanto va avanti questo ciclo di... Sì, perché esatto, era proprio persone che aveva un'idea della famiglia completamente distorta. Infatti era quasi scientifica la cosa. E anche lì, cioè, nel senso, quello che ti viene da chiedere, cioè quello che viene a me da chiedermi è: un bambino che nasce in una famiglia del genere, non è possibile che la ritenga una cosa normale? Perché comunque quando lui ha violentato quando Fred è stato accusato di aver violentato e messo incinta la sorellina minore di 13 anni, lui alla polizia ha detto: ma scusate, ma non è una cosa che fanno tutti? Eh sì, certo. Quindi nel senso, probabilmente loro, essendo cresciuti in una famiglia del genere, hanno ricreato quella famiglia lì. Sì, anche perché appunto quello che dicevo proprio all'inizio della puntata, è anche assurdo che queste due persone con queste due infanzie malate e così simili si siano incontrate. No, sì, è una serie di coincidenze, quello che dicevo all'inizio, cioè Dio li fa male e poi li accorge, cioè è la classica... Cioè, in questo caso è veramente cioè una serie di coincidenze stupefacenti. Non lo so. E poi appunto il fatto che crescendo magari in queste famiglie qua, per loro sia normale, però poi si trovano a confrontarsi con la società e vedono che viene considerato sbagliato, ma viene considerato sbagliato da parte della società. Ma infatti secondo me gli omicidi non erano, tra virgolette, cioè non cercavano gli omicidi, cercavano più la violenza, il sesso, quello più violento possibile, e per non essere denunciati uccidevano queste ragazze. Sì, però poi si teneva le rotule, quindi... Sì, poi si teneva le rotule, sì... Quindi ti stavo seguendo e secondo me hai ragione, però comunque teneva i souvenir come fanno molti serial killer, quindi sì, comunque la voglia di ricordare l'omicidio c'era comunque. Sì, esatto. E quindi io direi che la puntata è finita. Sì. Io vi invito a iscrivervi al canale se siete su Spotify o se siete su YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete sempre le notifiche. Comunque noi usciamo sempre la domenica mattina. Esatto, alle 10. Poi ci trovate anche su Facebook e su Instagram. Esatto. No, ti ho interrotto per dire che se volete chiederci di parlare di qualche serial killer in particolare, potete lasciarci un messaggio sui nostri social, su YouTube va benissimo, sotto i video, anche su Instagram va benissimo. E se notate che noi diciamo qualche cavolata su qualcuno perché magari siete particolarmente ferrati, scrivetecelo senza problema, così magari così anche noi ci documentiamo meglio e se necessario facciamo anche uscire delle rettifiche. Esatto, sì, perché non è che siamo infallibili, cioè nel senso, come dicevo prima, cioè sono anche casi molto complessi come in questo caso, quindi è difficile. Esatto, che sì, che comunque si sono anche vecchi, quindi vai a ricercare il materiale, vai a ricercare le cose, poi ovviamente il giornalismo, ognuno ci ricama su una propria storia e quindi è sempre, cioè non è che abbiamo accesso ai fascicoli veri, purtroppo. Esatto. O per fortuna, perché non vorrei vedere le foto, sinceramente. Comunque, io vi saluto, sempre Marco Champier e Clara Campi. Ciao a tutti, grazie di averci seguito. E ora la linea al riepilogo comico del dottor Henry Veronica. Ciao piccoli! Frederick West, un inglese tutto pepatino. Il vecchio Fred ha detto di essere stato iniziato sessualmente dalla madre, che il padre violentava abitualmente le sue sorelle. E in più che praticava abitualmente atti di zoofilia, cioè sesso con animali. E che l'incesto era comunque una cosa abbastanza diffusa in tutta la famiglia. Zoofilia e incesto, insomma. E considerando che il piccolo Fred aveva 6 fratelli e abitava in una fattoria con parecchi capi di bestiame, aveva una vita sessuale bella piena, Nella vecchia fattoria, Insomma, che fosse vero o no, il nostro Fred è cresciuto con questi valori. C'era un ambiente frizzantino in famiglia, frizzantino. Infatti il nostro Fred abbandonò il nido perché è accusato di aver messo incinta una sua sorella tredicenne.
Quelle marachelle tipiche del Fred. Birichino. Il nostro giovane protagonista si sposò per la prima volta con una donna che maltrattò e tradì per anni, dandole la gioia di essere tradita con un amante sedicenne e quella di aver ucciso un bambino investendolo con un camioncino dei gelati. Ma anche il miracolo della nascita di due bimbe, due doni del cielo, una proprio del Fred e una di un non meglio identificato autista di autobus di origine asiatica. Un classico, insomma. I due si separarono, ma le figlie naturalmente furono affidate al Fred. Generalmente, in questi casi, i figli si danno sempre alla madre, ma con un padre così virtuoso. Ma come fai a non dargliele, no? Come fai a non affidargliele? Ed ecco il grande amore. Fred conosce Rosemary e comincia a frequentarla quando lei ha ancora solo 15 anni. Incorreggibile monello il Fred. Diventa babysitter delle giovani figlie West. Poi sposò Fred e cominciò a prostituirsi. Era una donna che ci teneva la carriera, ci teneva. Poi nel frattempo Rose e Fred hanno tirato su una bella collezione di figli. Figli sistematicamente abusati sessualmente e anche fatti prostituire. Fred invece aveva già cominciato a uccidere, anche senza usare camioncini dei gelati come arma. Una delle prime vittime fu proprio la figlia avuta con la prima moglie e dopo anche la prima moglie stessa. E che non si dica che per Fred la famiglia non era un valore fondamentale. Poi anche Rose si mise ad aiutare questo capo famiglia operoso. Nella casetta a tre piani dei West, riadattata un po' a Bed and Breakfast, negli anni Fred e Rose violentarono e uccisero 10 ragazze, tra cui anche una delle loro figlie. Naturalmente incinta del padre al momento dell'omicidio. Non perdiamo mai di vista i grandi valori West. I cadaveri furono sepolti in giardino. C'è chi mette i nani. I West ci seppellivano cadaveri. Fred West, dopo l'arresto, si impiccò in carcere nel 1995. E me la immagino, quella tetra cella dove si è impiccato. Una lercia brandina per dormire, magari sparse sul pavimento delle squallide riviste per piacere autoerotico tipico del galeotto. E le riviste probabilmente erano Il mio amico a quattro zampe e Famiglia Cristiana. Ciao piccoli!